c'è un potente sospetto che Dio non esista. Ora, la cosa dà qualche turbamento, perché pensare che Dio non esiste fa saltare un sistema di valori interiori, ma non però i valori della Chiesa. Il devoto, cristiano ipocrita, la persona di media cultura, crede a Dio come necessità di non vivere l'infelicità di sapere che tutto finisce. E questa è la condizione di gran parte dell'umanità nei suoi rapporti con Dio, senza neanche forse delle domande. Tanto il mistero e l'incapacità razionale di spiegare Dio è un dato acclarato. L'artista, invece, si incarica di fare una cosa diversa, e cioè di resistere alla morte attraverso l'arte, e quindi accendere un procedimento creativo. Questa è la cosa su cui ho riflettuto molto parlando e guardando l'opera di Leonardo. Perché? Perché gli altri artisti sono artisti che hanno una mano meravigliosa, sono grandi scultori. Michelangelo odiava Leonardo per quanto era dilettante, Raffaello ha una mano sublime. Anche se Raffaello capisce il problema complesso, che non è un problema artistico, pittorico, di Leonardo. Il problema di Leonardo è il problema di Dio. Leonardo vuole dimostrare che Dio esiste. E lo dimostra dal punto più alto possibile, attraverso un procedimento che, con tutto quello che lui ha tentato, dalla scienza, alla filosofia, all'astronomia, indica il tema sostanziale della fede, e cioè che la ragione si ferma e quindi abbiamo bisogno di una intuizione che è la fede. Pascal diceva: il cuore ha ragioni che la ragione non comprende. Ed è l'inizio di una... Diceva anche che conviene credere, perché se Dio c'è è meglio, e se Dio non c'è poi bisogna di una persona semplice, quindi senza peccato. Prima di lui, Tertulliano dice: credo qui absurdum, quindi ha la consapevolezza che il credere nasce perché non si può capire, è assurdo quello che ci propongono: la virginità della Madonna, la Madonna che è salita in cielo, Cristo che si è Dio, che si fa uomo, tutta una quantità di complesse cose che dobbiamo credere impossibili per la ragione, e quindi io credo perché è assurdo tutto quello che è legato al tentativo razionale di spiegare Dio. Guardando Leonardo, a un certo punto ho pensato che l'unico strumento che ci può aiutare a comprendere Dio è l'arte. Perché a fronte della paura della morte, a fronte della necessità di non morire, il cattolico ingenuo, semplice, candido, pensa di comportarsi bene per andare in paradiso. Leonardo ha una infanzia, adolescenza studiosa in cui si accorge dei tanti limiti delle scienze definite, e quindi ha come suo spirito il dubbio, e probabilmente, a quello che si capisce anche dalle fonti più attendibili come Vasari, non è un buon cristiano. Anzi, visto quello che ha fatto, io credo che fosse sostanzialmente ateo, cioè non crede al sistema di valori cattolici. E Vasari lo fa intendere, diversamente da Raffaello e da Michelangelo, che sono, come dire, intellettuali organici del mondo, da te che non c'è una committenza, non c'è una cappella, non c'è un papa, non c'è un cardinale, e la scienza sembra prendere il posto di Dio. Ma anche questo non vuol dire che Dio non esiste. La conoscenza è una forma, come dire, di perfezionamento del concetto di scienza, cioè la conoscenza è l'esperienza fondamentale, o attraverso la fede per chi crede, o attraverso la ricerca per chi vede la scienza. Infatti il 600 avrà una fondazione della scienza attraverso Galileo, e parallelamente nel piano filosofico un filosofo che conoscete bene, molto fascinoso, che si chiama Spinoza, che studiando chi è Dio, i suoi attributi, la sua emanazione, crea una formula meravigliosa: Deus sive natura. Cioè Dio è la natura stessa. E chi è il primo che cerca Dio nella natura? Leonardo. Non lo cerca in cielo, lo cerca nello studio delle cose per vedere come funziona l'anatomia, come funziona lo scheletro umano, come funziona la botanica. È un ricercatore molto attento di tracce di Dio dentro la natura. Quindi il primo a dire Deus sive natura è Leonardo, praticando questa complessa ricerca e continuamente però spostandosi, perché nulla che egli
Inizi porta a compimento, non gli importa diventare uno specialista, malattia grave del nostro tempo, gli importa di trovare da qualche parte degli strumenti, degli indizi per capire che Dio esiste. Tutto quello che farà, quello che è più importante, per cui di Leonardo, nonostante che abbia inventato l'aereo, paracadute, tutte queste stronzate che piacciono tanto in questi tempi, la cosa che tutti avete in mente è la Gioconda. Questo è inevitabile. La Gioconda è il dipinto più famoso del mondo, ma famoso perché ci appartiene, e ci appartiene in modo assai incondito, perché è diverso da come ci appartiene non so, la Muta di Raffaello o il Giudizio di Versailles. Tutti voi, invece tutti, ne sono certo, anche se foste nati a Parigi, avete visto prima la fotografia e poi la Gioconda vera. Avete fatto un viaggio a Parigi a un certo punto, dai 15 anni ai 20 anni, per andare a Parigi al Louvre, siete entrati in sale piene di capolavori meravigliosi, Tiziano, Veronese, Rosso Fiorentino, Pontormo, ma avete visto, attratti come da una calamita, una specie di cosa lì in fondo dentro una scatola con 400 giapponesi davanti con le loro nuche sudate, e voi provate a vedere, stanno guardando la Gioconda, non si filano nient'altro. Questo rapporto così maniacale con la Gioconda è necessario perché chiunque va a vedere la Gioconda l'ha già vista e quindi sta andando a vedere la riproduzione della riproduzione che conosceva già. La dimensione della Gioconda è immateriale, non è fisica, è un'opera concettuale. Quando lui coglie l'idea che l'opera d'arte non c'è, ma è un'idea, e svaluta la funzione manuale e innalza la funzione mentale, non solo anticipa il suo erede Duchamp, ma si accorge di una cosa, che nello scontro con la morte l'unica vera prova che Dio esiste, rispetto alla premessa che ho fatto io, è l'arte. E cosa fa l'arte? L'arte esprime i due principali concetti con cui si misura l'esistenza di Dio, che sono la creazione e l'immortalità. E dunque? Il mondo l'abbiamo visto. Il mondo è gli elementi, quelli che vedremo dietro la Gioconda: acqua, aria, terra, fuoco. Ed è natura. Poi improvvisamente arriva Palladio e fa la rotonda di Palladio. Arrivano i greci e fanno i templi. Gli artisti, gli architetti, Raffaello, Michelangelo, continuano la creazione, la allungano, la incrementano e la migliorano. Cioè l'arte è una ulteriore espressione di creazione dopo quella di Dio. E quello è. E il mondo, Milano, una città, non è stata creata da Dio, è stata creata dagli uomini che hanno continuato la creazione divina. Non ci sono città dei gatti, quindi noi siamo Dio. E cosa ne deriva? Che benché noi siamo qua a celebrare in modo iettatorio il quinto centenario della morte, Leonardo è vivo. Celebrando nella morte, sconfiggiamo la morte. E siamo qua a parlarne come di nessun vivente. Quindi vive. In cosa vive? Vive nello spostamento della propria anima dal corpo che la tiene alla tela che la impiglia. Quindi si crea una realtà che prima non c'era e ci si proietta verso l'immortalità. Quindi di tutti gli strumenti possibili, teologici, filosofici, fideistici, intuizionistici, per capire Dio, nulla ci avvicina di più a Lui dell'arte. Ecco, io credo che questo sia un ragionamento che Leonardo ha fatto in una serie di avvicinamenti fino a capire che il suo destino non era fare lo scienziato, l'ingegnere, l'architetto, il militare, l'ingegnere militare, idraulico, no, era di fare l'artista, e cioè di creare, e soprattutto creando un'immagine assolutamente indecifrabile, seppure molto semplice all'apparenza, che è la Gioconda. E quindi fare qualcosa che alla fine, la vera realtà della Gioconda, oltre a non essere materialmente viva nella nostra mente, ma attraverso la sua riproduzione, la Gioconda non è un ritratto, cioè nessuna ha quella faccia lì. E lui stesso,
che ha avuto la commissione da un marito che ha fatto dipingere la moglie, non lo vende al marito, ma lo tiene per sé e lo vende al re di Francia. Vende un concetto, non un'opera. E quell'opera non è una persona che esiste rappresentata, è una persona vivente, la Gioconda vive. La potenza di quest'opera così assoluta rispetto a ogni altra è che Leonardo crea una creatura, fa diventare la pittura carne, fa diventare lo sguardo anima e noi abbiamo davanti una persona. Questa condizione è chiaro che la puoi intuire anche in Caravaggio, in Velázquez, in Rembrandt, ma in nessuno come in lui. Mentre Raffaello è pittore e Michelangelo è scultore, pittore, poeta, l'altro no, è un uomo il cui pensiero trova nell'espressione pittorica l'ubi consistam più alto per quello che lui voleva della sua mente esprimere, cioè la conoscenza di Dio, il mistero del mondo. E allora possiamo dire che dal punto di vista dell'esito, basta vedere qua a Milano il fallimento totale del Cenacolo, che è un'opera fatta da deficienti, impediscono di entrare con mille problemi, le falzelle perché le scarpe e il fiato rovinerebbero un dipinto che non c'è più, ne rimane il 30%, una specie di sindone di quello che era, un'impronta sul muro e una cosa dipinta con i piedi da un pittore totalmente incapace che cercava una formula diversa dall'affresco, che peraltro, per quanto lui fosse abbastanza ignorante dal punto di vista tecnico, era, come dire, la cosa più semplice del mondo, cioè l'affresco è il dipinto su muro. Cennini ha fatto un trattato, da Giotto in avanti tutti hanno dipinto affreschi. Lui invece, quando gli dicono questa cattiva notizia, che dopo aver riuscito a non lavorare mai nella sua vita deve fare il Cenacolo, lui dice: come faccio a non fare il Cenacolo? Cerca di scappare da vari francesi, pur di non è lì, lo stringono lì, invece di fare il Cenacolo come avrebbe fatto qualunque pittore in 2 mesi, e sapete che gli affreschi si dipingono sul muro fresco, con la pittura che viene assorbita nella malta, e se il muro è buono resiste, invece il muro di Leonardo non era buono, per di più lui dipinge a secco, quindi i primi 30 anni sarà stato meravigliosamente ricco di colori, poi lentamente si è scrostato perché il colore non aveva aderito all'intonaco. Per dipingere devi andare molto veloce, quindi devi avere una capacità e rapidità di esecuzione, per cui in una giornata fai una figura o mezza figura, quindi per 13 figure fanno, mettiamo, 50 giorni, però devi fare il fondo, 2 mesi, 2 mesi e mezzo, ci ha messo 5 anni. E andava lì, poi andava via, cioè era veramente, credo che fosse bipolare, insomma, perché arrivava, poi leggeremo anche se riusciamo come dipingeva, però credo che sia stata la tortura più grande della sua vita, una parete così grande, doverla fare lui che proprio non aveva mai fatto un cazzo in vita sua, proprio l'idea era. Mentre invece pensate a Michelangelo che sta per 2 anni a Servizio di Versa a dipingere la volta della Sistina e poi altri 2 anni per dipingere, gente con delle palle, lui invece era così, ha fatto di tutto per non farlo. Vabbè, comunque l'ha fatto e l'ha fatto malissimo, c'è un dipinto più malconcio di quello, però è una bellissima idea, poi lo vedremo, perché tutto quello che voleva dire si vede perché è un'intuizione, è disegno, lui è disegnatore appunto sulla pittura, quel fallimento è il segnale di una sua profonda insoddisfazione e del fatto che lì doveva lavorare come un pittore che avesse un committente che diceva: fammi un'ultima cena, fammi una cena in Emmaus, fammi una crocifissione, fammi. Di fronte c'è un balordo che dipinge una crocifissione ed è un piccolo pittore che un anno, lo stesso anno in cui entra Michelangelo, fa un dipinto vero che è perfetto, è dipinto ad affresco, ci sono 2 fantasmi, sono 2 figure che ha fatto Leonardo, non si vedono più. Tutto il resto è perfetto, si chiama Montorfano, ricordate, è un genio assoluto, cioè un vero pittore. Quando voi guardate il Cenacolo avete davanti questa crosta impossibile. Dal
dall'altra parte un affresco perfetto che nessuno si piange, nessuno, che è dipinto secondo le tecniche tradizionali, quindi e lui poteva benissimo, dialogando con uno che sapeva la tecnica, farlo uguale, no? Lui lo ha salutato, ha aggiunto due figure totalmente evaporate e ha cominciato a fare il suo, come dire, il suo sogno, che peraltro è un capolavoro concettuale, perché lui è sempre concettuale. Non per caso quando arriva Andy Warhol fa a Milano, alle Stelline, una delle sue opere che partono dal Cenacolo e lo riproducono fotograficamente. Vi posso anche dire, ne sono certo, che se ci fosse stata la fotografia come c'è stata ai tempi di Freud e di Balthus, Raffaello avrebbe dipinto. Se fosse stata la fotografia, Leonardo non avrebbe mai fatto neanche un dipinto, avrebbe fotografato. Quindi devo perdere tempo come un coglione a metterci 5 mesi a fare un dipinto, cioè a Gioconda, quanto tempo ci vuole a fare? 4 mesi. Se lo ci ha messo lui, 5 anni. Perché era fatto così. Quindi avesse avuto la macchina fotografica, tac, basta. Era quello il suo pensiero. Purtroppo era sempre troppo in anticipo, quindi voleva prendere un Ryanair, non c'era ancora la compagnia, si è messo a volare con delle fasulle ali. Voleva prendere il paracadute, cioè, voleva usare la fotografia, non c'era, però lui l'aveva già visto, cioè la sua intelligenza è vedere quello che poi, 500 anni dopo, il suo cavallo, qui c'è Milano, c'è un cavallo che vedremo, che è arrivato nel 99, è il cavallo di Leonardo. Però lui, preso per il culo, lo dico il Moro, ha fatto bei disegni, ma non riusciva a realizzarlo perché non aveva la tecnica. Dipinge, lo vedremo, quel cavallo, disegna il cavallo nel 1492, quando l'America viene scoperta. Dopodiché l'America diventa quello che è e oggi gli americani, una specie di beffa, hanno regalato nel 1999 il cavallo che sta all'ippodromo di Leonardo, che è proprio il suo, non è suo, non è suo. E si riesce a realizzare quello che lui ha profetizzato senza riuscirlo a fare. Ecco, fatta questa premessa, vediamo come parte. Volse la natura tanto favorirlo, che dovunque rivolse il pensiero, il cervello e l'animo, mostrò tanta divinità nelle cose sue. Questo è Vasari, che ha 9 anni quando Leonardo muore. Sono sicuro che l'ha visto. Qualcuno di voi che ha visto Chaplin, io ho visto Pasolini, ho visto Borges. Vedere qualcuno è bello, è importante. E poi cerchi tutto perché sia quasi una persona familiare, per cui quello che scrive Vasari, oltre alla sua attitudine nella vita degli artisti, è credo 90% attendibile. Non c'è bisogno di correggere, e anche quello che vedremo subito all'inizio credo che sia assolutamente credibile. Ma intanto ci parla della sua personalità. Mostrò tanta divinità nelle cose sue che nel dare la perfezione di prontezza, vivacità, bontà, vaghezza e grazia, nessun altro mai gli fu pari. E qui viene fuori che in questo sfumato, in questa morbidezza, quello che voi avete in mente, le opere che avete visto, benissimo, ne fate poche, non ho fatto 20 opere, proprio non faceva niente, cosa impressionante. È stato 20 anni a Milano, a parte il Cenacolo, ha fatto 3 opere. Poi cazzeggiava con lui quel Moro, si divertiva a prendere per il culo il re di Francia. Cioè era un tipo... Detto questo, il fatto che Vasari, che era allievo di Michelangelo e lo adorava, dicesse nessun altro mai gli fu pari è un riconoscimento assoluto, perché lui si rende conto che Leonardo è più intelligente di Michelangelo, che è più bravo di Leonardo. Ma nel dire nessuno gli fu pari dice che quello che aveva speculato andava oltre qualunque capacità di ogni altro pur grande artista, come i più o meno coetanei o conviventi, i più giovani di lui, Raffaello e Michelangelo. Trovasi che Leonardo, per l'intelligenza dell'arte, cominciò molte cose e mai nessuna ne finì, parendogli che la mano, ecco la chiave, aggiungere non potesse alla perfezione dell'arte nelle cose che egli si immaginava. La perfezione nella mente. Noi vediamo Dio, non possiamo realizzarlo. La mano non può aggiungere al pensiero. Con ciò sia che si formava nelle idee alcune difficoltà tanto meravigliose, che era capace di pensieri straordinari, creare altri mondi, che con le mani, ancora che elle fossero eccellentissime, non si sarebbero espresse mai. Una cosa che non si dice di nessun artista, di cui la prerogativa principale, quando vedete un po' dipinto, è quella che bella mano, perché è la mano che fa il dipinto. Qui no. E questa è la prima definizione così
efficace di Vasari per capire quello che vi ho detto fin qui. La conferma di Vasari alle mie parole è proprio questa discrasia fra il pensiero e la realizzazione. Quando poi Berenson, il primo sistematore dell'arte del Rinascimento, ai primi del Novecento, incontra Leonardo, dice: Leonardo è l'unico, pensate che parlava di Botticelli, di Tiziano, di Michelangelo, ma lui è l'unico di cui possa dirsi in senso assolutamente letterale nulla egli toccò che non tramutasse in bellezza eterna. E bellezza eterna è ancora una volta Dio, bellezza eterna. Si tratti della sezione di un cranio, della struttura di una foglia o di un'anatomia di muscoli, col suo istinto della linea e del chiaroscuro, egli li trasfigurò per sempre in valori che creano la vita. E qui altro tema importante, non sono arte, sono vita. Quello che abbiamo davanti, il cavallo, la parte di anatomia, il braccio, sono la realtà, non sono una riproduzione. Ed è appunto il senso profondo della Gioconda. Serlio, trattatista coevo di Vasari, più o meno ci dà il sigillo finale dicendo: nel vero la teorica sta nell'intelletto, quindi i pensieri sono nella testa, ma la pratica consiste nelle mani, è quello per cui le opere esistono, nella fattura degli artisti. E perciò lo intendentissimo, che vuol dire intelligentissimo e applicatissimo alle teorie, Leonardo Vinci, non si contentava mai di cosa che i facesse e pochissime opere condusse a perfezione. E diceva sovente la causa essere questa, che la sua mano non poteva giungere allo intelletto. Chiaro e preciso nel senso dell'arte concettuale in cui io sto indirizzando il vostro giudizio, la vostra interpretazione con la mia. Questa frase non poteva dirla ovviamente Raffaello, perché Raffaello era convinto che la mano potesse giungere all'intelletto, potesse rappresentare nel modo più alto l'idea. L'idea diventa, lui che è un grande idealista, è un grande platonico, Raffaello però realizza quella idea. L'altro no, l'idea è irrealizzabile, rimane idea. Qui abbiamo ancora una serie di immagini, Goethe. Interessante che Goethe intuisca che l'entelechia di Leonardo in tante cose che ha fatto, i codici, gli studi delle acque, del cielo, della botanica e la pittura, perché la pittura è la creazione più compiuta. Sebbene genio universale, Leonardo si rivela grande soprattutto quale pittore. Quindi questo va detto perché completa le cose che ho annunciato. Poi andiamo avanti e se dobbiamo puntualizzare quale fosse la sua specialità, di tutto quello che abbiamo detto, quello che più di tutto assomiglia, non dico a un lavoro, perché è una parola troppo pericolosa per lui, ma a un'applicazione, è di fare il cantautore. Lui era un cantautore come Vasco Rossi, come De André, cioè girava così. E questo lo porta anche a Milano. E lui sente che la musica, in quanto arte immateriale, perché la pittura resta, la letteratura resta, però quanti anni ha l'alfabeto? 3.500 anni. Quanti anni ha la pittura? 10-12.000. E invece l'uomo si esprime nella sua condizione primordiale con il canto, con la musica. È naturale, la gioia la esprimi. Quindi questo spiega perché perfino voi, in una sola giornata dell'anno, guardate Sanremo, perché Sanremo siamo noi, è l'uomo primordiale che ha il canto di Gliesce, pazza idea di Patti Pravo, Gliesce, il ragazzo della via Gluck, cioè non c'è poesia, non c'è arte, noi 60% degli italiani guardano Sanremo e gli altri dormono. E questa attrazione per Sanremo è un richiamo alla dimensione primordiale della nostra creatività istintiva, che si esprime in due espressioni irriproducibili, se non nei tempi recenti, quando i video ce lo consentono, che sono il canto, che è il ketrunk, e quando è finito, e la danza. La danza è un'arte che non si può rappresentare, che non si ferma, però puoi riprenderla. Che cosa sono le cose che più di tutte ci attirano? Sanremo e il calcio. E il calcio è danza. Un gruppo di 10 coglioni, 11 coglioni che corrono dietro una palla,
Cioè, soltanto un pazzo può vederli. No, ma stai vedendo te stesso, stai trovando il primitivo che corre su una spiaggia al rumore del tuono. Ora, il suono, la musica sono la prima espressione della creatività. Infatti, ecco cosa fa il nostro. Dette alquanto d'opera la musica, ma tosto si risolvé a imparare a suonare la lira come quello che dalla natura aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiadria, onde sopra quella cantò divinamente all'improvviso. Forse vi sarà capitato, ancora in Toscana ci sono dei cantastorie che non hanno a memoria i versi, ma lì cantano all'impronta, vedono uno di voi e cominciano a cantare qualcosa che gli esce spontaneo. Questo era Leonardo, era un cantore di strada, un cantautore applicato alla capacità di comunicare con la fabulazione, con la bellezza della voce, qualcosa che è immediato. E per tutto il resto, che invece sono disegni, ricerca, ancora Vasari ci dice: Massime, nella erudizione ai principi delle lettere, era iniziato come letterato, ma non vi risulta che ci sia un Promessi Sposi o un canto, c'è un'opera letteraria fondamentale, perché la caratteristica della sua insoddisfazione è che non c'è del grande Leonardo architetto una sola architettura, del grande Leonardo scultore una sola scultura, del grande poeta e trattatista un solo verso, non c'è niente. Sono tutte ipotesi non realizzate. Quindi, in tutto questo, lui ha un'impotenza sostanziale alla conclusione e dice che anche nelle lettere avrebbe fatto profitto grande se egli non fosse stato tanto vario e instabile. Questa è la sua grandezza, essere vario e instabile. Perciò che egli si mise a imparare molte cose e cominciate poi le abbandonate. Questo talento dell'incompiutezza gli dà una condizione speciale, che Leonardo è il genio della imperfezione, è l'opposto di quello che uno chiede a un artista. È un grande dilettante e se la pittura è cosa mentale, la sua mente è capace di tutto, la sua mano no, la mano è insufficiente. È insufficiente per realizzare qualunque cosa. Allora, una volta che lui capisce che la condizione più immediata di espressione, quella più immateriale, che è la musica e il canto, troveremo come questa la usa quando arriva a Milano. Non di meno, benché egli a sé varie cose attendesse, non lasciò mai il disegnare e il fare di rilievo, come cose che gli andavano a fantasia più di altre, quindi di alcun'altra. E allora ecco che in ordine a questa capacità di disegnare, lui manifesta un'altra componente del carattere che Vasari ci racconta. Fu pronto e arguto, con una perfetta arte di persuasione, dialettica, seduzione, fabulazione. Mostrava le difficoltà del suo ingegno, vuol dire le cose complicate, non che fossero difficili per lui, erano difficili per gli altri. Che nelle cose dei numeri faceva muovere i monti, tirava i pesi. E qui viene fuori quando prende per il culo, inventando che un edificio con le fondamenta si può spostare mettendo sotto delle scale e delle ruote. Non la trova, quindi che lo ascolta, è talmente bravo che li convince. Poi appena va via, questi sentono molto che è una buffa. E fra le altre parole mostrava voler alzare il tempio di San Giovanni di Fiorenza, e quello davanti a cui si trovava Dante Beatrice, e sottomettervi le scale e le ruote, senza rovinarlo, e con sì forti ragioni lo persuadeva che pareva possibile. Quantunque ciascuno, poiché si era partito, conoscesse per sé medesimo la impossibilità di cotanta impresa. Quindi lasciava dei delusi, li illudeva di poter fare cose impossibili. E ancora la voce era tanto piacevole nella conversazione che tirava a sé gli animi delle genti. E qui viene fuori quello che dicevo prima. E non avendo egli, si può dire, nulla e poco lavorando, questa è proprio la sua condizione, del continuo tenne servitori a cavallo, come Di Maio, non ha mai fatto un cazzo, ma la scorta, lo stipendio, e lui così, lui non aspirava a un ruolo di governo. Tenne servitori a cavallo dei quali si dilettò molto e particolarmente tutti gli altri animali, che con grandissimo amore e pazienza sopportava e governava. Quindi
è una cosa che fa quelli di voi che siano animalisti e vegani spopoleranno, perché guardate cosa fa Leonardo per capire com'era singolare. Passaggi di Vasari che vengono sicuramente inutili perché sono poco utili al racconto, ma molto utili alla psicologia. Dimostrò che spesso, passando dai luoghi dove si vendevano uccelli, di sua mano, cavandoli di gabbia e pagati a chi li vendeva il prezzo che gli era chiesto, li lasciava in aria a volo, restituendogli la perduta libertà. Leonardo è qui. Prendere l'uccello in gabbia, pagarlo e liberarlo. Mi pare che in quello ci sia anche una condizione psicologica, che è quella per cui Leonardo, altra cosa che va detta, è il primo artista che non è cortigiano e non ha padroni. Raffaello era un cortigiano, Ariosto era un cortigiano, Tasso era un cortigiano, Michelangelo era un cortigiano, seppure con caratteri impossibili, con Michelangelo. Ma lui non ha padroni, non ha committenti, nessuno gli può chiedere niente. La libertà dell'uccello che libera dalla gabbia è la metafora della sua libertà di primo artista moderno, nel senso di lavorare per sé. La Gioconda è come la nona di Beethoven, non è per qualcuno, è per sé. Lui lavora per sé, sempre. Vediamo allora come comincia. E qui comincia con la sfida al sapere consolidato, perché la prima opera che vediamo è qui la numero 7, che è descritta da Vasari, senza avere un documento certo, ma infallibilmente convincente, quando dice: acconciossi per via di Ser Piero, che è il padre cui lui era figlio illegittimo, con l'arte, all'arte con Andrea del Verrocchio, cioè va in bottega di Andrea del Verrocchio. C'è una mostra adesso, alcuni errori, alcuni falsi, forse è utile, a Palazzo Strozzi a Firenze, il quale, facendo una tavola dove San Giovanni battezzava Cristo, la vedete, Leonardo lavorò uno angelo che teneva alcune vesti. E benché fosse giovanetto, aveva 16 anni, lo condusse di tal maniera che molto meglio delle figure d'Andrea stava l'angelo. Il che fu cagione che Andrea mai più volle toccare i colori, sdegnatosi che un fanciullo ne sapesse più di lui. Lui comincia così. Crea un turbamento definitivo nell'anima del povero Verrocchio. E non è una cosa leggendaria o un racconto divertente, perché lo vediamo proprio. Se adesso, a parte altri particolari che non vi mostro qui, per esempio, credo che sia di Leonardo anche la roccia, che è in collegamento con un disegno che è il numero 2, identificato di recente non come un luogo intorno a Firenze, ma come la cascata delle Marmore, tanto che vi è anche, vediamolo più da vicino, il numero 3, e poi il numero 4, che è il luogo reale. Quindi lui è stato anche il primo turista. Partiva, andava in giro, e qui nel 72 fa una restituzione della cascata delle Marmore. Poi, andando avanti, numero 6, ecco che questo disegno diventa preparatorio per questo particolare, sicuramente suo, in cui si riproduce sulla roccia l'effetto della cascata. Però questo interessava di meno, non essendo figura, la figura è la cosa più alta che l'artista può affrontare, questo è un particolare dello sfondo. Ma guardiamo il dettaglio con i due angeli, numero 10. E ci rendiamo conto che l'angelo di destra, pur bello, disegnato per me, è completamente imbambolato, fermo così, con gli occhi sbarrati, ed è come Verrocchio quando vedeva Leonardo. Questo è l'angelo che guarda il suo collega e rimane sbasito, dice: ma come? E ha questa faccia da cretino, vedete, imbambolato, fermo, statuario, mentre l'altro vola. L'altro ha una dolcezza, quello sfumato che si muove sulle guance, poi diventa i capelli dorati, lo sguardo che va lontano, mentre questo sguardo è fermo. E evidentemente con questo intervento ragazzo lui dimostra di avere una capacità e addirittura anche in questo caso una tecnica superiore a quella del suo maestro, che poi diventerà lo scultore che conosciamo, è quello che ha fatto il monumento a Colleoni a Venezia, e penserà che è meglio fare lo scultore perché come pittore il suo allievo è più bravo. E qui proprio si vede che sono due anime diverse. Questo è uno stato d'animo, questa è una dolcezza, questa è una morbidezza che l'altro non ha. Non che l'altro non sia un bell'angelo, ma è un disegno fermo, bloccato.
rigido. Ecco, così comincia. E andando avanti, vediamo come continua. Continua con, anzi forse un attimo prima di questo intervento così riuscito, fa una Madonnina piuttosto grama, e che però guardiamo rapidamente, che è la numero 14, perché viene attribuita anche a Lorenzo Di Credi. Io tendo a ritenere che sia sua per l'invenzione che è tipica di Leonardo, cioè l'interno con due aperture sul fondo, creando questo diaframma, e poi, anche se l'esecuzione è molto fragile, perché appunto è un ragazzo di 15 anni, 16 anni, Giovanni Morelli inventò anche per Berenson l'interpretazione che usiamo noi conoscitori, cioè quelli che non guardano solo la documentazione ma la fisicità dell'opera, attraverso dei dettagli, per cui un autore fa in automatico un'unghia, una mano, un orecchio, perché cambia la composizione, ma quei dettagli divengono automatici. Allora, qui noi abbiamo almeno tre elementi che ci fanno capire che Leonardo, pur ancora immaturo, si esprime in perfetta corrispondenza di quello che farà nella sua prima opera originale e autonoma, non in collaborazione con Verrocchio, che è la numero 13, dove si vede lo schema che vedete qua, però più bello, morbidissimi panneggi, questa specie di fiore sotto, poi vedete il volto già leonardesco, nel senso quel paesaggio dietro però le due finestre, urbifore, con quei ghiacciai. E poi questo particolare meraviglioso che ci avvalora sempre Vasari, perché Vasari ci dice, fece poi Leonardo la nostra donna in un quadro che era presso Papa Clemente VII, molto eccellente, fra le altre cose che verranno fatte contraffece, cioè fece come la realtà, con una capacità degna di un pittore fiammingo, una caraffa piena d'acqua, la vedete qua, con alcuni fiori dentro, che dove oltre alla meraviglia della vivezza aveva imitato la rugiada dell'acqua sopra, sicché la pareva più viva della vivezza. Ora non so se qui abbiamo il dettaglio, ma in ogni caso anche in questo modo vedete quale evidenza questo cristallo di rocca. Qui c'è la base, purtroppo la fotografia è tagliata, però forse vediamo la 11, vediamo se nella 11 si vede meglio. Eccolo qua, vedete, particolare, meraviglioso, qui già si vede un artista che è capace di fare qualunque cosa, una mano magica, nonostante poi quella stessa mano lui rinneghi con la sperimentazione tecniche diverse dall'affresco, però qui ci siamo. E se adesso voi prendete non la meraviglia della composizione, del volto, della dolcezza, dell'espressione della Madonna, ma la mano, che vediamo numero 15, eccola qua, e la mano numero 16, vedete che sono pressoché uguali, hanno lo stesso impianto grafico. Non solo, ma se guardate più sopra, vedete che c'è una spilla, un monile che chiude la veste, e dietro una sottoveste con il rosso e l'orlo bianco. Andiamo a vedere il numero 17 e trovate lo stesso motivo, la veste con la spilla e la sottoveste con la stoffa rossa. Quindi io credo che questi elementi automatici, questa qua nel 1473-74, poco più di 20 anni, e nella precedente nel 1469, quindi 17enne, indicano che qui lui ha già raggiunto una sua compiutezza. Però alcuni elementi congiungono sul piano del dettaglio, dell'esecuzione di questi piccoli particolari, i due dipinti. Riguardiamo il numero 16 e vediamo appunto che questi elementi, la mano al gioiello, sono concomitanti. Sono quelle che questo grande suo amico senatore di Berenson, Giovanni Morelli, chiamava le cifre morelliane, cioè un prontuario in cui vedi l'occhio di Botticelli, il dito di Botticelli, l'orecchio di Botticelli, che si riproducono pur cambiando le composizioni e i soggetti. Vabbè, detto questo, andiamo avanti più velocemente, vediamo in questo momento il Leonardo che sia... si libera dalla bottega, siamo intorno al 1476, ancora nel 76 era nella bottega perché c'è un processo per sodomia, perché i due si inculavano, pare,
Leonardo e Verrocchio, ma insomma, superato questo, esce dalla bottega e fa il suo primo meraviglioso ritratto, che è numero 22. Siamo nel 1475, Ginevra de' Benci, che sta a Washington. Qui vedete l'idea di questo volto impenetrabile, una specie di Gioconda ante litteram, però con un'aria dura e severa, e l'idea di mettere questo volto perfetto come fosse una scultura, perché l'effetto della scultura gli viene comunque dalla frequentazione di Verrocchio, con un controluce, il sole che arriva e filtra attraverso l'albero che ha dietro. È chiaro che in questa ricerca lui produce in pittura, qui come nel numero 13, torniamo al 13, qui, quello che Verrocchio invece si destina a produrre in scultura, numero 12, la dama del Mazzolino. Vedete, questo è l'equivalente plastico, è quello in cui poi mostra il suo talento principale Verrocchio, dopo la crisi di un anno o due prima, quando si accorge di quanto è bravo come pittore Leonardo. D'altra parte il conflitto pittore-scultore, lui è solo pittore, come scultore non si manifesta, è anche lo stesso che avrà, guardandolo con rabbia, odio e giovanilismo contestatario, Michelangelo, che riterrà comunque poco interessante l'impresa artistica e comunque limitata alla pittura. E invece la scultura, in questo caso di Verrocchio, è in qualche misura l'equivalente di queste immagini che avete visto, della Madonna del Melograno e della Ginevra de' Benci, fatte intorno ai 23-24 anni, mostrando, numero 22, una familiarità con l'arte fiamminga, vedete Van Eyck, numero 23, e forse lui è il primo a guardare insieme ad Antonello con la sensazione di fare non la, come dire, una realtà che si misuri con quella terrestre, ma una realtà eterna. La materia pittorica di Van Eyck eternizza questa carne meravigliosa, che perfino ha un accenno del doppiamento, ma è quasi se fosse alabastro, ha una misura, e questo stesso riesce a produrre qualche anno dopo, nel numero 22, guardando il mondo fiammingo, il nostro Leonardo. Poi questi esperimenti, tutti riusciti, di un autore che riesce a mostrarsi eccellente anche nel ritratto, lui fa forse la sua più bella Madonna, lavora sempre poco, però la Madonna che vedete al numero 24 è la Madonna Benoit, che arriverà adesso nel, diciamo, nel progetto di città creative dell'UNESCO. Quest'anno città creativa è Fabriano, e devo dire con intelligenza, mentre Milano avrà una mezza crosta e mentre non si riescono a fare mostre di Leonardo, la Madonna Benoit va a Fabriano, che in questo caso diventa una capitale temporanea. E da, guardate la meraviglia, questo viene dalla limitata, lo schermo è quello che avete visto, la Madonna è un po' più ribassata, quindi la finestra non mostra paesaggio ma solo cielo, come in un dipinto di Guccione, questo cielo azzurro senza fine. Il bambino ha l'aria così di un bambino che si diverte ad annusare il fiore, ma non esiste in tutta la pittura prima di Leonardo, e dopo di lui lo si ritrova forse solo in Correggio, meraviglioso pittore che fu legato a Leonardo, una morbidezza, una soavità di espressione, la dolcezza e la beatitudine di essere madre, come io non ho visto in nessun dipinto prima di questo. E quindi vedete che riesce a rendere come se fosse molle come la cera, questo sfumato, questa morbidezza, e lei che è così euforica della condizione di madre, uno stato d'animo che è più importante della sua bellezza assoluta. Ed è quello che invece, questo va a Fabriano, nella un po', come dire, minore Milano, viene invece dalla Limitage la Madonna Litta, numero 43, che invece non è di Leonardo. Sono entrambi alla Limitage, ma questa la mandano in giro quando vogliono prendere per il culo. Vedete la mano che fa cagare, guardate quella, guardate anche, cioè, lo schema è Leonardo, le due finestre, ma il volto, come vedete, è duro, plastico, è un volto
probabilmente Marco Roggiono, c'erano cioè dei suoi allievi, non ha la morbidezza, la tenerezza del volto della Madonna Benoit. Madonna Litta viene a Milano, la Madonna Benoit andrà invece a Fabriano. Ma è interessante comunque perché sono due momenti. Questo è uno dei rari dipinti del momento milanese nel quale stiamo entrando. Invece la Madonna Benoit è una delle opere numero 24 del momento fiorentino, cioè intorno ai 27-28 anni, quando lui comincia a diventare Leonardo. E poi lo diventa, nel senso più ostinatamente antagonista, quando i suoi due capolavori, che sono uno la Pinacoteca Vaticana, è il numero 26, e l'altro agli Uffizi, anzi 27, sono letteralmente delle opere non finite, di quel non finito di cui diventerà maestro nei suoi capolavori, come la Pietà Rondanini, Michelangelo. Però quello che ci dice questo dipinto è impressionante, perché noi non lo vorremmo finito. Lui ha capito di fermarsi quando ha detto tutto. Il leone, che è quello che viene addomesticato da San Gerolamo, che gli toglie la spina, come in tanta iconografia, è un animale dal pelo corto. E vediamo che qui si sente il pelo corto. È inutile far meglio e finire questa figura. Diventa illustrativa, diventa decorativa. E così tutto è incompiuto, la mano con il sasso, la gamba, l'altra mano, salvo il volto così potente, così tormentato, così di chi sta facendo la penitenza in un deserto dove anche le rocce sono incompiute, il paesaggio sul fondo è incompiuto, qui a destra abbiamo un disegnino bellissimo, sembrano i sassi di Matera con una chiesa dentro la roccia, però non lo vorremmo finito, perché quello che doveva dire l'ha già detto. Pensiero è totale, la dimensione ascetica, quasi in monocromia, senza nessun altro colore, di questo santo in penitenza, ci danno un'intensità, un'espressione che è pari a quella di un dipinto di Francis Bacon. Eppure siamo nel 1480, dell'81-82, finendo il suo percorso fiorentino, fa questa Adorazione dei Magi, che è la successiva, cioè il numero 28, che come vedete è ancora più incompiuta. Ed è incompiuta in maniera tale che le figure principali, cioè i tre magi e la Madonna, sono disegnati, bianchi, immacolati, contrapposti a un mondo di umanità nera e quasi mormorante, insidiosa, che gli sta intorno, che sussurra, che pettegola. Però loro sono perfette, sono immagini che nel disegno hanno la più alta nobiltà. Ed ecco allora, guardate l'immagine meravigliosa della Madonna numero 29, che è puro disegno. Ma non la vorremmo, no, numero 29. Non la vorremmo finita. Eccola qua, vedete? E tutto intorno quelle figure invece scure, cupe, e anche il fondo. Andiamo a vedere il particolare numero 28, non particolare, ma vediamolo. Vedete là dietro il disegno di quella montagna, sembra Cézanne, i due cavalli che stanno affrontando si ricordano il suo capolavoro non finito e distrutto, che è la battaglia di Anghiari. Ma la cosa più inquietante nella dimensione futurista di Leonardo è l'architettura, perché in tutta la pittura precedente l'architettura è architettura romana, sono rovine, mantegna, sai, il mondo antico che ritorna. E quella sembra una rovina, peccato che a guardarlo bene dopo il restauro abbiamo capito che invece è un edificio in costruzione, cioè è proiettato in avanti. E vedete bene nel dettaglio, andiamo a vedere il numero 30, che c'è un operaio, un muratore che sta costruendo. Quindi è come la città che sale di boccioli, è una città che è bella la proiezione, non è rovina antica, è un'architettura che sta per essere costruita ed è incompiuta, come incompiuto è il dipinto, ma in quella incompiutezza ha una sostanza profonda di verità, non c'è niente da aggiungere. Ecco, con questo capolavoro thank you.
termina il suo primo tempo fiorentino, dove lo vediamo attivo, diciamo, tra il 1469-70, quando avete visto la sua presenza nel battesimo di Verrocchio, fino al 1482, sono poco più di 10 anni. Dovrebbe essere diventato celebre per queste cose molto singolari e alcune meravigliose, anche alcune compiute, come la Ginevra de' Benci, per la sua capacità di artista. Invece viene chiamato a Milano da Ludovico il Moro, rimane quasi 20 anni ed è l'unico artista, quando pensiamo agli artisti, il toscano, il fiorentino è legato al disegno, il disegno è la ragione. Il veneziano è legato al colore, il colore è l'emozione, il sentimento, sono la differenza profonda fra Tiziano e Botticelli, Tiziano e lo stesso Raffaello. Ma quando uno è toscano o è veneto è finita lì, può essere poi magari napoletano, ma uno che è capace di essere anche lombardo, padano, e stando quasi 20 anni a Milano, cambiando pelle, inventando una identità artistica nuova, in cui rimane la componente fondamentale, ma si elabora un mondo nuovo, che è il mondo lombardo, quello è solo Leonardo, che sta qui dal 1482-83 al 1499, quando i francesi cacciano gli Sforza. E perché viene a Milano? Fu condotto a Milano con gran reputazione Leonardo al Duca Francesco, quindi l'eroe di Vasari, in realtà era già Ludovico il Moro, il quale, cosa faceva il Duca? Molto si dilettava del suono della lira e fu chiamato perché suonasse. Quindi è venuto qui a fare zucchero, a fare... E cosa fa Leonardo, che era un filone? Arriva col suo complesso, la chitarra elettrica, tutta quella strumentazione meravigliosa che io soffro di non conoscere, perché abbiamo dei disegni durante lo spettacolo milanese, abbiamo avuto anche uno che ha realizzato dei disegni di strumenti che facevano dei suoni di merda poi alla fine, ma invece qualcuno l'ha proprio inventato e portato con sé, non lo conosciamo, è una reliquia sublime. E Leonardo portò con sé quello strumento che gli aveva di sua mano fabbricato d'argento gran parte a ciò che l'armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce. Un flauto, una tromba, un clarinetto. Io immagino quando l'ha visto il Duca che è rimasto così, e quello gli suonava, lo prendeva per il culo, era il pifferaio magico. Non solo, ma siccome a corte c'erano altri musici, perché quello suonava la lira, la Onde, era naturale, superò tutti i musici che qui verranno concorsi a suonare, che se ne andarono incazzati. Lui... Oltre ciò fu il miglior dicitore di rime all'improvviso del tempo suo, quello che avevo detto prima, cioè mentre suonava inventava anche dei versi e li indirizzava al Duca, il quale era soggiogato, cioè non vedeva un cortigiano, vedeva uno potentissimo. E questo secondo me è l'effetto migliore di Leonardo, che mette in soggezione, pure in maniera amabile, perché è talmente intelligente, talmente bravo, che sentendo il Duca, i ragionamenti tanto mirabili di Leonardo, talmente si innamorò delle sue virtù che era cosa indicibile. Quindi non c'è un rapporto subalterno, lui è alla pari. E che sia alla pari lo dimostra quello che io ritengo essere non un dipinto di Leonardo conservato alla Ambrosiana, ma un vero e proprio ritratto di Leonardo, forse di Ambrosio De Predis, perché lo vediamo qua, numero 47, 41, è un musico. Ha la faccia di un uomo di 30 anni e con quella faccia, secondo me, lui guardava in faccia Ludovico il Moro e lo guardava alla pari. L'esecuzione pittorica è molto grana, vedete, è difficile che abbia fatto lui, che ha fatto quel ritratto bellissimo. Però l'espressione del volto e la testa forse sono il suo ritratto. Con questa faccia lui arriva a Milano e si misura con questo suo, era come Amici miei, insomma, erano, giocavano l'un l'altro a cazzeggiare. E in questo cazzeggio il rapporto del Duca era quello per cui non poteva ordinare, ma pregare. E pregatolo, gli fece fare in pittura una tavola d'altare dentro una natività che fu mandata dal Duca all'imperatore, quale quindi usava Leonardo per stupire l'imperatore. E l'opera qual è? Una delle poche opere, perché non è che ha lavorato molto, quelle che avete visto sono 5 o 6, fatte qui ne ha fatte 3, si è sforzato molto, in 20 anni ha fatto 3 opere più l'odiato Cenacolo, e l'opera che fa è la numero 8.
c'è la Vergine delle Rocce, la vedete qui. Un'opera, manca purtroppo, non si capisce perché, la parte superiore, no, la vediamo al numero 38, diversamente dal San Gerolamo che ha quelle rocce, qui invece la roccia è un'architettura meravigliosa, come stalattiti, cioè costruisce, si impegna a costruire uno spazio in cui arriva la Madonna come una speleologa, si arrampica, perché è difficile trovare un luogo più scomodo, passa attraverso l'acqua, perde lungo la strada quel disperato e vecchietto di suo marito, perché è la prima volta che la Sacra Famiglia è senza San Giuseppe, è caduto per terra, si è fratturato una gamba, perché lei lo manda a fare in culo e si porta i due bambini. E arriva finalmente, dopo molta fatica, per stare lì, in questo posto improbabile, che è, vedete là dietro, bellissime le montagne che come sempre sembrano sciogliersi, ma il percorso è un percorso impervio, è un percorso di analisi di uno speleologo e soprattutto di un botanico con i fiori meravigliosi, questa geologia della terra e vedete questa composizione che è la celeberrima Vergine delle Rocce. Però in essa la parte più forte, più innovativa, è ancora una volta l'angelo. È difficile vedere, nessuno ha dipinto angeli come lui, questi angeli con una beatitudine celeste, che sono quello che lui aveva già dimostrato nell'angelo che abbiamo visto all'inizio, al numero 10. Vedete che da quell'angelo, questo che abbiamo visto, numero 10, eccolo qua, si arriva dopo 15 anni al numero 35, lo vedete. Ma è la stessa figura che si evolve con la stessa dolcezza sfinita, con questa morbidezza delle carni, quest'occhio trasparente, il rialzo dorato dei capelli. Cioè nessuno dipinge angeli come Leonardo, sono le creature che si sente più vicine a sé. La mediazione fra l'umanità e la divinità è l'angelo, e lui in questi angeli dà il meglio di sé. Ora, l'altro, abbiamo visto quello, però in questo caso 36, si capisce che è la stessa impronta, c'è un'evoluzione, quello che qui era già perfetto, ma in qualche modo compresso, mi sembra nel numero 35 liberarsi in una specie di volo degli occhi, dello sguardo. Questo è il capolavoro che Leonardo fa a Milano. Poi abbiamo visto la Madonna Litta che non è sua, abbiamo visto il ritratto di Musico che non è suo, e invece arriviamo a uno dei suoi assoluti capolavori che si capisce subito che è suo, dipinto nel 1490, che è L'amante di un unico il Moro, numero 46, La Dama dell'Erbellino. Qui possiamo dire qualunque cosa, ma intanto vediamo che le sale una luce dal seno per arrivare al volto perfettamente illuminato e evidenziato dal contrasto col fondo nero, piuttosto insolito, perché un pittore del Medioevo c'è il fondo oro, un pittore del Rinascimento magari faceva un'architettura, un paesaggio, come tanti ne ha fatti Bellini, lui invece fa un fondo nero perché vuole esaltare la concentrazione di questo ritratto senza precedenti, perché è l'unico ritratto che non sia di profilo come una medaglia in cui il ritrattato non guarda in camera, guarda da una parte sola. Ed è la vera novità di questo dipinto, perché rappresenta una condizione sentimentale assoluta, cioè la dedizione, la devozione, la fedeltà di una donna a un uomo solo, uno di quei due. Quindi lei non ci guarda, non ci calcola, ci esclude e guarda solo lui è degno di essere guardato. E lei appartiene a lui, allora tiene in mano questo animale che potrebbero essere, come qualcuno ha scritto, riferimento alle allegorie, alla virtù, all'integrità morale di Ludovico il Moro, ma che lo tenga in braccio attraverso l'allegoria è meno importante che non quello che vediamo, e cioè che in un dittico matrimoniale che idealmente quello sguardo presuppone, dovremmo avere qui il ritratto di Ludovico il Moro che guarda lei, ma Ludovico il Moro non è mai stato dipinto, perché in realtà c'è in un modo invisibile, è dentro di lei, noi vediamo lui attraverso il suo sguardo, lei lo assume dentro di sé. La potenza di questo ritratto è di includere anche l'uomo amato.
E quindi è una realizzazione del dolce stil novo, della più alta idea d'amore, della dedizione della donna, della fedeltà, che in questo caso lei manifesta con questa concentrazione assoluta in una notte che è quella del buio che porta alle spalle. Qual è allora l'antefatto per un'opera come questa, che potete vedere a Milano in questi giorni? Io ipotizzo che i due abbiano avuto un rapporto, ma non è documentato. Il pittore più vicino a Leonardo è in questo caso Antonello, e in particolare nel suo capolavoro, arrivato anche grazie alla mia mediazione, quando ero pochi mesi fa assessore a Sicilia e abbiamo concepito la mostra realizzata con quel povero assessore Tusa che è morto cadendo in aereo anche a posto, cioè lui è partito, sono rimasto a casa, lui è crollato, e riuscimmo a ottenere dalla regione il dipinto, superando molte riserve. Io già quando ero assessore a Milano lo feci venire perché l'aveva chiesto Monsignor Crivelli per il Museo Diocesano, e comunque il dipinto è questo, uno dei dipinti più celebri del mondo, 51, che è l'Annunciata, che ha uno schema molto simile. Anche lei non guarda nessuno, il suo sguardo è uno sguardo che guarda dentro di sé, il fondo è nero, non è oro, non è architettura, la prospettiva è semplicemente accennata da un'intuizione di design, perché se noi tagliassimo sopra le mani la testa della dipinto, potrebbe essere del 300, del 400, del 500, del 600, dell'800, di Tamara di Lempicka, di chiunque, ma è senza tempo. Invece questo mobile design, vedete questo leggio, è databile alla metà del 400 e quindi ci ancora il dipinto al 1475, ma serve anche, messo così in diagonale, per consentire una spazialità prospettica che il fondo nero interdice, ma il fondo nero serve a indicare la concentrazione del pensiero di lei per una sola idea, che è Dio. Una pensa un uomo, l'altra pensa Dio, entrambe hanno un solo pensiero. E anche qui, osserverete, manca un elemento, è la prima annunciazione senza l'angelo, e l'angelo non c'è mai stato. Le annunciazioni hanno un angelo che va a corte, ve l'ho fatta vedere, ma lo stesso Leonardo ne dipinge una, che è uno schema abbastanza classico, che è quello numero 18, cioè la Madonna è uno spazio nobilissimo perché è come la casa di Dio, che è questa, e l'angelo arriva, meraviglioso. Questo è lo schema del 90% delle annunciazioni. Un genio assoluto, un genio della psicologia, come genio della psicologia Leonardo inventa l'Annunciata. E allora l'Annunciata che stavamo vedendo, il numero 51, è senza l'angelo per una sola ragione, perché l'angelo è dentro di lei. Anche qui lei sente quello che l'angelo le dice e si concentra per rispondere, e si concentra in questa specie di notte del mondo nero. Il velo che noi assimiliamo a un chador ci mostra non solo l'assonanza tra mondo islamico e mondo cristiano in Sicilia, ma anche in Italia fino a 50 anni fa, il meridione della donna portava del velo, ma che il velo, rispetto alla posizione schematica dei francesi, non va impedito. Il velo lo impedirei se qua ci fosse il velo a una suora, cioè non ha senso. È un velo del cuore. Il chador islamico e il velo della Madonna sono la stessa cosa. E non nascondo, esalto. Questo velo serve a evidenziare l'ovale del volto, che parla in questa specie di dimensione di silenzio assoluto in cui lei sta, nella concentrazione di questa notte silenziosa. Parlano per lei invece le mani, una che sembra dire no, questo è il mio spazio, non puoi entrare. All'angelo, al pittore, a voi, non c'è possibilità di superare quel confine. L'altro, ancora più forte, che stringe il velo e sembra dire io non solo mostro il pudore di non far vedere il mio corpo, ma custodisco Dio dentro di me. Quindi diventa una mano che indica la protezione, una allontana e l'altra protegge. Insomma, un'opera sublime che, preparando la mostra di Milano e subito prima quella di Palermo, io ho voluto mettere in relazione con un capolavoro assolutamente coetaneo, 1475, che è la celebre In onore d'Aragona di Francesco Laurana, numero 52. Le ho connesse, una stava al piano di sopra, una al piano di sotto, nel museo Palazzo Abatelli a Palermo. Anche qui vedete c'è questa cuffia che
delinea l'ovale del volto e lo sguardo è uno sguardo perduto, uno sguardo interiore, c'è una forte costanza di queste due ragazze, quella di Antonello e quella di Laura. Ma questa ancor di più è utile a creare un ponte, perché se è vero che è coetanea di Antonello, quindi 10-12 anni prima della Dama dell'Ermellino, ha la stessa acconciatura, però porta una cuffia come quella che vediamo nel numero 53. Una cuffia anche lei che chiude e stringe il volume dei capelli ed esalta invece il disegno del volto. Quindi sono due donne che dicono la stessa cosa e sono incredibilmente presenti e vive, sono davanti a noi, non sono donne del 400. E in ordine a quello che vi dicevo della fotografia, ne abbiamo una quarta sorella di queste che si allinea con l'Annunciata, con la Dama dell'Ermellino, con la Eleonora d'Aragona ed è questa, numero 54. Guardate che è bella, questa è Steve McCurry, 1984, ma è lo stesso schema, il chador, l'ovale del volto, l'occhio che penetra tutto, non è indirizzato a nessuno, e questa fotografia l'ha voluta farla Leonardo. Se Leonardo avesse avuto la macchina fotografica non faceva la Dama dell'Ermellino, ma faceva questa fotografia, perché il risultato spirituale è lo stesso, la tecnica non serve. Quando Dorfles, ultracentenario, mi incontrò con un amico pittore che si chiama Andrea Martinelli, molto caro a Testori, Martinelli gli propose di fargli un ritratto. Martinelli è molto preciso, quindi piaceva che sapesse faccia la tartaruga con tutte, e Dorfles disse no, basta la fotografia, non c'era bisogno di affaticarsi due mesi a fare, perché la fotografia, questa fotografia è come la Dama dell'Ermellino, la capacità di esprimere l'anima dell'autore non ha bisogno di una tecnica particolarmente elaborata, un mese, due mesi, tre mesi, può essere un istante, ma lui mette dentro questa immagine femminile la sua anima. È quello che fa Leonardo con la Dama dell'Ermellino e con la Gioconda. Andiamo avanti e arriviamo finalmente a Milano, passando attraverso quello che lui aveva visto a Firenze, cioè il numero 61, che è il bellissimo cenacolo di Santa Apollonia di Andrea del Castagno, che è un vero capolavoro, non è una crosta come quello di Leonardo. Guardate questa scatola meravigliosa con la tettoia, il soffitto, quelle lastre, quelle specchiature di marmi romani che fanno tornare il senso dell'antico, e poi il tavolo con questa striscia bianca dietro la quale stanno togati gli apostoli come senatori e incomunicanti, nessuno parla con l'altro, sono tutti Giuda sta dall'altra parte del tavolo, e poi il più debole, fragile, innamorato, dolce, tenero, io ho visto un tale Giacobbe che faceva delle strozzate come sempre sopra, non lui, come sempre si dice, sopra la presenza della Maddalena nell'ultima cena. Ora, la Maddalena, vedremo, non c'è, ma quella figura di giovinetto che abbassa la testa verso il grembo di Cristo è San Giovanni, che è l'apostolo più giovane che ama di amore. Quando andate nei siti gay, vedete che i patroni dei gay sono il San Sebastiano, perché bello nudo viene penetrato dalle frecce e gode, e l'altro è San Giovannino che sta quasi in braccio di Gesù, e sono due forme di omofilia, infatti la seconda ancora di più. Per cui vediamo lì questo gesto, l'unico che partecipa a un altro, mentre ogni apostolo sta per i fatti suoi ed è solennemente distaccato in questo spazio sublime e aulico, lì invece il Giovannino reclina il capo in grembo a Gesù. Siamo nel 1450-52, questo è fresco, quindi coincide con la nascita di Leonardo, che adolescente sicuramente l'ha visto, lo ha ammirato come il capolavoro che è, Andrea del Castagno. Nell'80, quando si accinge a partire da Firenze, vede l'altro cenacolo, che è quello di Ogni Santi di Ghirlandaio, anche questo molto interessante, con l'apertura sullo sfondo del giardino. Anche qui il tavolo, questa volta con le due ali e i ricami bellissimi che Leonardo, vedremo, ricorderà, sono i ricami delle tovaglie perugine, quelli azzurri, e poi anche qui gli apostoli che la parlano poco l'uno con l'altro, Giuda è sempre dall'altra parte del tavolo e San Giovanni è quasi in braccio a Gesù, ormai è arrivato, gli sta addosso, gli fa il piedino, qualunque cosa, insomma, una immagine imbarazzante. Leonardo quindi ha in mente questi due prototipi e si applica al suo, eccolo qua, 63.
Eccolo qua, questo è prima del restauro, l'aula è prima anche del bombardamento. Il bombardamento però non deteriora il dipinto, è già deteriorato, lo vedete, è così. Siamo nel 1941-42. E guardiamolo da vicino, 64. Guardate com'è ridotto. E non c'è, è completamente scrostato. Quelle macchie nere che vedete sul fondo erano arazzi fiamminghi sicuramente meravigliosi i primi 20 o 30 anni, pieni di colori, diventati macchie nere. Vedete che manca quasi dappertutto la carne e la veste, gli abiti, e allora in 20 anni di lavoro e solo i 20 miliardi di lire pagati da De Benedetti, dall'Olivetti, finì in brambilla a Barcellona, oggi 95enne, io seguì il restauro salendo sull'impalcatura, fa questo piccolo miracolo. Il dipinto oggi è così, 63. 65. Non è molto cambiato e si vede che non c'è nulla, perché vedete che il personaggio a destra di Gesù non ha quasi abiti, quindi non c'è più niente, è tutto scrostato, si rimane un 30% di questo fantasma del dipinto che fu, che è una specie di sindone. Eppure la scienza di ridicola dei restauratori inventa che la polvere delle scarpe, l'alito, quindi potete andare in numero limitato, delle stronzate assolute. Il massimo danno al Cenacolo l'ha fatto Leonardo, il quale ha fatto questa cosa che però è meravigliosa perché è un'opera mentale, è un disegno. Quando io ero assessore a Milano lo interpretò in maniera mirabile Peter Greenaway, che dovendomi far fare peraltro, perché la sovrintendenza negava la proiezione sul Cenacolo reale, una replica, l'abbiamo fatta, perfetta, con questo Lowe che riproduce anche la materia dell'intonaco, le luci però restituivano corpo, perché è un corpo spirituale, un corpo etereo, ed era meraviglioso vederle muoversi. Quindi l'intervento di Greenaway interpretò quello che qui appare soprattutto frutto di disegno e di una dinamica psicologica che parte da Cristo, come ci racconta il Vasari, scegliendo un passaggio preciso del Vangelo, sta dicendo che uno di loro lo tradirà. E quindi loro, eccolo qui, Leonardo si immaginò e riuscì di esprimere quel sospetto che era entrato negli apostoli di voler sapere chi tradiva il loro maestro. Per il che si vede nel viso di tutti loro l'amore, la paura e lo sdegno, ovvero il dolore di non poter intendere l'animo di Cristo. E questa cosa crea una dinamica psicologica che non c'era nei precedenti cenacoli. Vedete che ognuno, questo gruppo, sono quattro gruppi di tre. Quello che dice, ma senti cosa sta dicendo questo qua, ma che cazzo dice? Quell'altro dice, ma io veramente non so, allarga le braccia. Quell'altro non guarda Gesù, ma guarda lui, stanno dialogando, interrogandosi sulla stronzata che ha detto. Dall'altra parte c'è uno che batte sulla spalla di San Pietro per capire qualcosa, quell'altro che fa così con le mani, quell'altro che solleverebbe il tavolo tanto incazzato. E qui c'è uno che fa il dito così, dice, ma... e quell'altro allarga le braccia e questo meraviglioso dice, ma come ti ho dato tutto me stesso, ti ho voluto così bene, mi tratti in questo modo. Insomma, una reazione psicologica senza precedenti, è il primo grande dipinto psicologico della storia dell'arte. E questa volta Giuda è dalla parte giusta, lo vedete lì, è quello con la carne più scura che sta dalla parte del tavolo e con la mano va verso lo stesso piatto che con l'altra mano raggiunge Gesù. È quel piatto che indica che lì c'è il sintomo del traditore. Ma la cosa più bella di questo capolavoro è la questione che riguarda la figura tanto controversa di San Giovanni, che fu interpretato da Dan Brown come la Maddalena, per il gossip di dire lei era l'amante, l'apostola, aveva avuto rapporti con Gesù. È chiaro, non c'è dubbio che Gesù abbia scopato la Maddalena, cioè non c'è ragione al mondo che non l'abbia fatto, ma non c'è bisogno di inventarsi il teorema di una donna a tavola quando le donne stavano in cucina e la tavola era presso i maschi, quindi era impossibile che fosse lì. Ma lui voleva il gossip ed è chiaro che Dio, pur diventato uomo, non poteva non aver avuto una donna nella sua vita. Casti devono essere i preti, cioè i miei dipendenti devono essere casti, io no. Quindi Gesù sicuramente se l'è scopata la Maddalena. Ma non è una buona ragione
per vederla qui, perché invece quella, la figura di sinistra, è in realtà San Giovannino, quello che avete visto prima, però in una dinamica nuovissima. Siccome non ne poteva più Gesù di questo stalker, dice a Pietro: toglimi dai coglioni questo scassapalle che mi sta addosso, mi fa piedino, io non gli posso dire di no perché sono Gesù, ma lui mi rompe il cazzo. E allora ecco il capolavoro sublime: San Pietro batte sulla spalla di quello, dice: ti devo dire una cosa segreta. Quello fa così, si sposta e finalmente Gesù è sbarcato. È un capolavoro. Non c'è nessuna ultima cena con un San Giovanni così lontano, che crea addirittura una V e gli consente di stare solo in quel momento decisivo a dire quello che pensa. Quindi è una condizione straordinaria che lui persegue attraverso il divertimento di San Pietro, che distrae il rompicoglioni, lo stalker. Ora, capite che un quadro così carico di significati, mentre ieri sera quello diceva, l'ho visto per caso, diceva, c'era non la Maddalena, ma come Gesù, sempre con sua madre, quella è la figura della mamma, la quale mamma sarebbe più giovane di 20 anni, sarebbe messa lì, perché lui ha fatto una sovrapposizione tra la Vergine delle Rocce e il volto di quello, e si sovrappongono, e ha eluso l'unica, come non era un eretico Leonardo, che non è né la Maddalena né la Madonna, ma è San Giovanni, che sta lì con gli altri apostoli e non rompe i coglioni, fine. È un, per cui tutte queste complicazioni, solo Leonardo le sollecita, perché sembra sempre che sia chissà quale mistero, chissà cosa c'è dietro, non c'è niente, cioè, che ha creato una reazione di stati d'animo che dipendono dalla meravigliosa dichiarazione di Gesù che li compromette tutti. Poi superiamo una parte peraltro bellissima che un giorno troverete, che Matteo Maria Bandello, il narratore, era nipote di un frate delle Grazie, e riesce a intrufolarsi 12enne e vede come lavora Leonardo quei 5 anni. Era una specie di salotto in cui riceveva la gente, le signore, faceva cocktail, aveva tutti i ragazzi che gli stavano intorno e dipingeva quando gli pareva, cioè aveva creato una specie di occasione importante per la città, per cui per 5 anni lui ha mobilitato la città come neanche al Salone del Mobile, cioè tutti andavano lì a vedere, ah, ecco lì Leonardo che dipinge. E questo ragazzo scrive in diretta nel 97, quando pensiamo che tra le tante sventure, dicevamo prima, la riproduzione del suono e dei movimenti è molto recente, noi non abbiamo nessun video di Leonardo, Michelangelo, Petrarca, abbiamo in compenso migliaia di ore di Mario Giordano, di quello lì, come si chiama, quello di Meluzzi, una quantità di, compreso di me, e non abbiamo nulla. Quello che racconta Bandello è come un documentario di uno che lo vede dipingere con la frenesia, la nevrosi, la velocità e poi anche il delirio. Quando dice, per esempio, vi leggo la parte finale, l'ho anche veduto, secondo che il capriccio che il vizio lo toccava, partirsi da mezzogiorno, quando il sole è in leone, da Corte Vecchia, ove quel stupendo cavallo di terra componeva, era quello che non è riuscito, un altro cantiere bufala, e venirsene dritto alle Grazie, e asceso sul ponte, pigliare il pennello, e una o due pennellate d'aria, una di quelle figure, e subito partirsi e andare altrove. Era completamente schizzato, andava via, ci devo fare un'altra cosa. Dopodiché cadono gli Sforza, arrivano i francesi, lui torna, va a Firenze e quindi la parte finale della sua produzione è ancora fiorentina. Ma cosa va a fare a Firenze? Ci va perché ormai è diventato così celebre, ha un nido in cui è accompagnato dalla sua leggenda. Ed è bello perché anche qui il suo principale obiettivo è cazzeggiare. Ritornò a Firenze, dove trovò che i frati dei Servi avevano allogato a Filippino la tavola dell'altar maggiore dell'Annunziata. Filippino è un pittore meraviglioso, con grande disegno, amico di Botticelli, però è un pittore vero che ha dei committenti per cui lavora. Leonardo si mette in mezzo, e per il che fu detto da Leonardo che volentieri avrebbe fatto una simile cosa. Onde Filippino, inteso ciò, come gentil persona che egli era, se ne tolse giù e andò via. E i frati, perché Leonardo la dipingente,
se lo dipingesse, se lo tolsero in casa, facendo le spese a lui e a tutta la sua famiglia, tiravano la sua corte, i frati lo battecchero. E così ritenne in pratica a lungo tempo, né mai cominciò. Questo è proprio lui. Dopodiché, dopo che sta lì e li prese per il culo, e finalmente dice qualcosa devo fare, altrimenti e fa un disegno meraviglioso, peraltro, che è questo, che purtroppo non è solo un particolare, ma è il numero 82. Questo è il disegno per la tavola, ma lui si limita al disegno. Ed è meraviglioso, perché vedete che neanche Raffaello è stato capace di rendere gli stati d'animo di questo disegno, che nella sua definizione, ma anche nella sua incompiutezza, dice di una condizione interiore che perfettamente rispecchia Vasari, perché si vedeva nel viso di quella nostra donna, la Vergine, tutto quello che di semplice, di bello può con semplicità e bellezza dare grazie a una madre di Cristo, volendo mostrare quella modestia e quell'umiltà che in una Vergine contentissima di allegrezza nel vedere la bellezza del suo figlio, mentre con onestissima guardatura scorgeva un santo Giovanni che tiene in grembo Cristo e guarda il San Giovannino. Non senza un ghigno di una Sant'Anna, la madre che è dietro, che colma di letizia vedeva la sua progenie terrena essere divenuta celeste. Si ha la sensazione veramente che la natura umile della donna, della persona che è la Vergine, diventa invece materia celeste, e la madre, la figura di sinistra, la guarda con quella di destra, con quella curiosità, con quella acutezza, con quella penetrazione, compiaciuta della beatitudine e della nuova condizione della figlia. Vi risparmio una serie di deliri del mio amico Pedretti, che ha cercato invano di vedere realizzata una tavola da questo cartone. Vi mostro solo la prima, se mai c'è, che è la numero 83, la celebre Madonna dei Fusi, che ancora immaginata come attribuibile a lui, dove vedete però che il bambino ha come due noci in bocca. Il fondo è come un cartone animato, lei ha una faccia, per cui questa è una ipotesi attributiva che è naufragata, come tante altre, pensando di trovare la realizzazione su tavola del disegno che avete visto. E quindi, arrivati a questo punto e accelerando ancora rispetto alle varie, lui incontra Cesare Borgia, si occupa di ingegneria militare, però poi torna a Firenze per due incarichi. Uno, che è quello tanto grato a Renzi, cioè, diciamo la cosa finale, poi la seconda, è la battaglia di Anghiari, che non riesce a fare, fa, disfa, ed è quella che ha cercato Renzi con un bravo diagnostico, che aveva lavorato con me 40 anni fa, anche per quanto bravo, ha trovato nulla, perché non c'è più nulla su quelle pareti. Una è stilata lui, la battaglia di Anghiari, una Michelangelo, la battaglia di Cassi. Qual è il problema? Che non c'era bisogno di fare la ricerca pur piena di spirito di marketing di Renzi, perché in quella sala ha lavorato Vasari. Vasari aveva una tale adorazione per Leonardo che, se ci fosse rimasto qualcosa, certo non lo copriva. E andare a cercare sotto gli affreschi di Vasari, nel Salone del Cinquecento, la traccia di Leonardo è inutile, infatti non ha trovato nulla. Ma quella è l'opera che gli impegna 3 o 4 anni con Pier Soderini, che insiste perché lui faccia questo dipinto, che poi, sempre non volendo fare l'affresco, attraverso l'incausto, il fuoco, alla fine gli si mista e non rimane più nulla. Ma eccoci arrivati al punto, è anche il momento in cui lui dipinge il suo teorema, che tecnicamente e diciamo, idealmente è proprio la Gioconda. Eccoci arrivati alla Gioconda, quindi il numero 100, che, come vedete, si possono dire molte cose. La prima è che non si vede alcun mistero, io non l'ho mai vista come un'opera misteriosa, è semplicemente la consapevolezza, il compiacimento della perfezione che anche nella Genesi ha la donna rispetto a qualunque altra creatura. La donna è ciò che di più perfetto ha creato Dio. E sul fondo c'è il resto di mondo che Dio ha creato, cioè gli elementi, aria, acqua, terra e fuoco. Si vede quel rosso che c'è sulla terra in fuoco. Davanti a quegli elementi
lei manifesta la sua evidente superiorità, si compiace, è serena e superiore e ci guarda come se ognuno di noi potesse avere una parte di lei, è una grande puttanona, cioè è pronta per tutti, contrariamente alla dama dell'ermellino è disponibile, sono qua, è di noi e contemporaneamente è noi, quindi diventa un teorema dell'essenza o dell'eterno femminino che non corrisponde a una persona, tant'è che lui non la dà al marito che gli fa la richiesta, prese Leonardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di Mona Lisa sua moglie e 4 anni penatovi lo lasciò imperfetto, come un teorema che non finisce, la quale opera oggi è appresso il re Francesco di Francia in Fontainebleau, che è appunto quello a cui vende Leonardo un'opera che non doveva essere sua, ma di Francesco del Giocondo. Tra le altre cose, è bella anche la ricostruzione vasariana, dove dice che lui cerca di fare la carne, non la pittura, che non colori, ma carne pareva veramente, dice, ed è quello che noi avvertiamo. Gli occhi hanno un'umidità che è diversa da qualunque altro ritratto, fa sentire l'umidità che abbiamo nella pupilla. E poi, cosa meravigliosa che nessuno ha sottolineato, lei non ha l'aria appesa di quelli che vengono ritratti solennemente dopo 2 ore, 3 ore, 10 ore, 10 giorni di posa, ma un'aria superiore e distaccata. E questa condizione di beatitudine, di serenità, deriva da un espediente, come era quello del cantiere dell'ultima cena, che lui porta della gente per divertirla. Usovi anche quest'arte, che essendo Mona Lisa bellissima, teneva, mentre che la ritraeva, chi suonasse e chi cantasse, e di continuo buffoni che la facessero stare allegra, per levare quel malinconico che suole dare spesso la pittura ai ritratti. Ecco perché i ritratti erano quell'aria così impostata, perché uno dopo 2 ore non ne può più ed è lì davanti all'artista. Lui invece la tiene allegra e in questo di Leonardo vi era un ghigno tanto piacevole che era cosa più divina che umana a vederlo. Ecco che torna il tema del divino. È una figura creata da Dio, si era tenuta cosa meravigliosa per non essere il vivo altrimenti come se fosse vivo. E non solo, ma quando nel 1911 viene rubata e viene rubata da un italiano che la porta in Italia dopo 2 anni la consegna agli Uffizi, ma voleva riportare in Italia una cosa che non deve stare in Italia. Quando io ho giocato con Facebook con una pubblicità di una macchina Citroën, tutti mi chiedevano portala a casa, perché come dicevamo prima di alcune cose come il canto e il calcio, la identità italiana, lo spirito patriottico è nella squadra di calcio e della Gioconda. Sono i due simboli che si intendono italiani, ma questo dell'Italia non è, ed è invece dopo il furto ragione di una specie di leggenda che la circonda, e un giorno mi chiamò Maroni dicendo: ma secondo te potremmo avere in Italia la Gioconda? Dico, ma se tu gli hai 2 bronzi di Riace forse te la danno pure uno scambio alla pari. Ma perché la vuoi? Ce la vorrei portare a Varese. Perché a Varese? Perché il ladro della Gioconda era di Varese, doveva celebrare il ladro. Il suo obiettivo era celebrare là, questo signore. E così come accade, arriviamo poi a chiudere l'inizio che ho detto, l'opera diventa talmente leggendaria perché è rubata come si rapisce una persona, come il rapimento Getty, hanno rapito, torna a casa e quel Duchamp che io ho collegato, secondo alcuni di voi all'inizio in maniera un po' capricciosa, è talmente interno alla Gioconda che 2 anni dopo l'ordinatoio fa la sua Gioconda, che è questa, 104. Eccola qua, la Gioconda con i baffi, che è il modo con cui si dissacra un mito e si entra nella dimensione dadaista di provocazione caratteristica sua. E quindi comincia a diventare un'opera del nostro tempo, un'icona, un'opera pop. E allora dopo di lui, per esempio, Andy Warhol, negli anni 60, ne fa delle strisce come quelle delle macchinette per le fotografie da mettere sulla carta d'identità. E da lì dice: ha ragione Duchamp, ma i baffi erano i miei. 106, eccolo qua. Fa i baffi suoi e l'occhio da pazzo, e in mano non si vede bene il dettaglio, ha una specie di quantità di denaro, perché come avete visto recentemente, nonostante Jeff Koons che ha fatto 91 milioni, Leonardo ha fatto 470 milioni con un Cristo che forse non è suo.
venduto da 4 ebrei a un arabo, quindi qualche sospetto ce l'abbiamo. E allora, in questa mitologia, in questa leggenda, in questa la pop art, vediamo che se Salvador Dalì gioca in questo modo, come farà la Gioconda Botero? Eccolo. E come la farà Basquiat? Basquiat farà un graffito come quelli di Strada. Quindi ognuno personalizza e fa diventare contemporanea a se stessa l'immagine. Così una delle immagini più commoventi è quella di una pubblicità contro il cancro, numero 109, che attraverso la chemioterapia toglie i capelli ma lei rimane perfettamente integra. È un'immagine quasi commovente, un tumore cambia la vita, non il suo valore. Quindi la Gioconda diventa testimonial con la solennità della sua capacità di esistere anche senza i capelli. Poi un altro giovane artista di Crema si inventa il negativo di lei, cioè le strappa la faccia e fa un buco, si chiama Arriva Bene, numero 110, e fa questo capolavoro, questo Lucifero, con il buco nel volto. Quanto lei ci viene incontro, ci asseconda, ci seduce, tanto qui noi veniamo, come dire, catturati in un abisso e la sua, il buco della sua testa. Tra l'altro è esistita anche una Gioconda nuda, che però si è perduta, ce ne sono alcune copie. Questa appunto a petto nudo è derivata da una copia che esiste a Milano e secondo voi chi ce l'ha? Berlusconi. Nella stanza del Bunga Bunga c'è la Gioconda senza vestiti e da questa parte Arriva Bene. Poi io mi sono chiesto tra me e me, ma si diceva è uomo e donna, che cosa c'è sotto? Cioè se io la prendo la spoglio, cosa c'è sotto la Gioconda? Ecco, numero 101. L'origine du monde. Il capolavoro di Courbet è la parte inferiore della Gioconda, vanno proprio integrati. E questa provocazione di Courbet è come la lettura della carnalità di quello che nel suo corpo fisico è la Gioconda. E ancora un artista d'avanguardia di grande prestigio, che Gino De Dominicis, numero 114, ne produce un'essenza, la fa diventare quasi un'opera astratta, qui c'è il segno della bocca e gli occhi che si perdono, un'opera di una personalità molto sensibile, è una più divertente, dimenticata, di cui ho aperto peraltro un piccolo museo, già vedo, si chiama Alessandri e gioca sul piano aneddotico sul fatto che lei è vera, quindi esce dal quadro 112 e sta su un tavolino a danzare per una serie di donne, perché in realtà è un trans e sta in questo pub di, con questa idea di vederne la intimità. L'altra invece, 112, è il club di Scalpelli, il Pink's Pub, vedete con tutti i porcellini, e lei invece è donna. Così, vedendo quante variazioni può dare, ed essendo di ognuno l'autoritratto, io ho detto, e io, 116, che ho fatto. Quindi ognuno di voi è la Gioconda è come Madame Bovary. E a questo punto siamo arrivati alla fine, vedendo le poche cose che ha fatto, qui siamo nel 1508, gli mancano 10 anni di vita, lui continua a dipingere, poi porta in Francia una versione maschile della Gioconda, 117, che sta sempre al Louvre, del San Giovanni Battista, e forma il suo quadro più bello, realizza a Parigi per i fatti suoi, l'opera più compiuta, quasi raffaellesca, anzi già raffaellesca, negli anni in cui Raffaello già pienamente attivo nelle stanze vaticane, che è la 118, che è questa meravigliosa, un capolavoro, altro che quelle finte, ma guardate com'è il paesaggio sul fondo, la dolcezza del volto della Madonna che prende il bambino, stando in braccio a sua madre, le rocce qua sotto, qui veramente lui stranamente si è impegnato, e lui piombare in una depressione gravissima, che lo porta, 126, a fare il suo ultimo autoritratto, a metà strada fra Omero e Borges, con una malinconia, il senso del fallimento, vedete la bocca piegata verso il basso, dice ho sbagliato tutto, non ho fatto niente di buono, insomma è un dipinto molto depresso di un uomo deluso. Però ci serve per chiudere con un'opera vera, importante, un capolavoro vero di pittura, forse la più bella pittura del Rinascimento, che è 125, e cioè la scuola di Atene. Qui si vede un artista che dipinge a buon fresco, che fa una organizzazione spaziale formidabile, quella della parte in basso, e quell'architettura che potrebbe essere la San Pietro di Bramante, è in realtà un'idea di chiesa come tempio della conoscenza.
E allora vedete che non ci sono santi, ci sono Socrate, Michelangelo, qui c'è Raffaello, gli astronomi, e poi al centro ovviamente Aristotele e Platone, e nelle nicchie addirittura Apollo e Minerva. Quindi è il mondo antico che si spinge verso il mondo cristiano in un'apoteosi dell'Occidente, è il teorema della civiltà occidentale, quindi un dipinto assoluto, forse il più bello affresco del mondo. E mentre Leonardo si è depresso in quel disegno, Raffaello, che lo amava diversamente da Michelangelo, decide di dare a Platone il volto di Leonardo. E quindi voi vedete il numero 127, che questa figura è esattamente il numero 128. Cioè il disegno malinconico diventa l'immagine di un'icona. È la prima celebrazione. Noi celebriamo il 500°, ma il primo che lo celebra quando ancora è vivo è Raffaello. E in questo capolavoro, rivediamolo tutti insieme, sembra darci un monito che non si può immaginare nessun governo, nessuna conoscenza senza il sapere. Cioè che quello che abbiamo davanti è un tempio della conoscenza, e senza la conoscenza non si va da nessuna parte. Con l'ignoranza non si governa, è un monito anche per i nostri giorni.